Catania che passa in vantaggio a Campobasso all'alba di una partita straordinaria, e il Catania di Giacomo Rosaia che si inserisce sotto porta e segna il suo primo gol in maglia rossa-azzurra. Con quale emozione, Jack? È un'emozione importante, incredibile, fare il primo gol con questa maglia in una partita difficile fuori casa con i nostri tifosi a seguito. Mi ha riempito il cuore, mi ha riempito l'orgoglio, vuol dire che il lavoro che stiamo facendo a livello di squadra mi ha premiato e non dobbiamo accontentarci, non devo accontentarmi, andiamo avanti. La pioggia, i continui capovolgimenti di fronte, il risultato che cambia in continuazione. Davvero una partita dal sapore antico quella di oggi. Sì, una partita stile anche inglese, diciamo, dai, ribaltamento di fronti continui, la palla che scorreva veramente veloce. È stata una partita veramente bella, aperta, con tanto dinamismo in campo, quindi ci siamo divertiti, peccato per il risultato finale. La vostra intensità in campo, il vostro amore per il calcio arrivano dritti al cuore dei tifosi rossazzurri. Si è creata un'alchimia davvero straordinaria con la gente di Catania che vi segue con grandissimo affetto e attenzione. Questo è qualcosa di incredibile, perché portarsi dietro una città come Catania, una tifoseria storica importante come questa, vuol dire che stiamo facendo davvero qualcosa di importante. Dobbiamo rendercene conto, dobbiamo essere consapevoli di cosa stiamo creando, del gruppo che siamo, e non dobbiamo accontentarci ma continuare a lavorare così. Anche oggi abbiamo avuto la sensazione che tu sia in una fase di crescita dal punto di vista del rendimento personale, che rischiava di essere interrotta dallo stop per la squalifica, e invece? Invece mister mi ha dato fiducia, mi ha dato continuità di prestazione, questo è un motivo di grande stima, quindi devo continuare a lavorare perché la sua fiducia la devo ripagare sul campo, e quindi continuiamo così, la strada è quella giusta. Mercoledì il match con la Vibonese, chiaramente sarà una gara complicata anche per via delle fatiche accumulate oggi in campo. Adesso si rientra a Catania, c'è pochissimo tempo per preparare questa gara. Che tipo di partita sarà? Esatto, adesso ci sarà un viaggio lungo, dobbiamo recuperare le energie, ma siamo un gruppo tosto, abbiamo degli interpreti importanti che possono fare la differenza, quindi dobbiamo interpretare al meglio. Sarà una partita complicata, ma il nostro spirito e la nostra consapevolezza che si è creata all'interno del gruppo, qualsiasi persona andrà in campo, farà una grande prestazione. In questa categoria tu sei ormai un veterano di calciatori validi, forti, ne hai visti tanti. Ti chiediamo però se Luca Moro è come tanti altri oppure ha una stoffa diversa. No, sicuramente ha qualcosa di speciale, di particolare, che non tutti gli attaccanti hanno. Lo dimostra i numeri. Lo dimostra la passione che ci mette tutti i giorni, arrivando al campo prima, lavorando in silenzio, quello che nessuno vede. I gol sono quello che viene fuori, ma il lavoro costante che quel ragazzo sta facendo è quello che poi lo porta a segnare, lo porta a lavorare così per la squadra. Quindi credo che abbia un grande futuro, non si deve accontentare. Cosa vi siete detti negli spogliatoi? Per la partita o riguardo... In generale, sul momento o sulla partita? Inizialmente tanta rabbia, perché credevamo di poter portare a casa un grande risultato che era la vittoria, 3 punti. Non è andata bene, quindi c'è tanta rabbia, pronti per la partita di Vibo, per dare battaglia e riportare a casa quello che ci meritiamo. A chi vuoi dedicare il tuo primo gol con la maglia del Catania? Sicuramente a mia moglie, a mio primo figlio, che lo aspettavano da tanto, erano a casa a guardarmi, quindi non vedo l'ora di tornare da loro, è un'emozione incredibile, perché sono sempre al mio fianco, la mia famiglia, quindi a loro sicuramente. Pensiero anche ai tifosi che vi hanno accompagnato in una trasferta così difficile. Sì, sono incredibili, infatti appena ho segnato subito lo sguardo verso di loro, perché sono la nostra anima, sono il nostro più grande orgoglio, che ci seguono ovunque, che ci sentono veramente addosso, quindi saremo sempre al loro fianco e ci danno tanto sicuramente. E li ritroverai mercoledì sera. Non vediamo l'ora.